Partiamo con la sperimentazione prevista per legge, quindi avremo due operatori che avranno questo dispositivo per il primo e il secondo turno, uno probabilmente per la sera, e abbiamo registrato che gli episodi in cui eventualmente utilizzare questo esperimento negli ultimi 2 anni si attestano in circostanze avvenute principalmente di giorno. Sembra strano, ma è così. Quindi partiremo in questo modo e poi a valle della sperimentazione decideremo come dotare il corpo, se dotarlo e come dotarlo per tutti gli operatori. E quanti ne verranno acquistati adesso? In questo momento stiamo orientando ad acquistare dai 4 ai 6 dispositivi proprio per cercare di garantire una sperimentazione efficace in tutti i turni possibili. E sono quelli che sono necessari in questo momento per riuscire a garantire la sperimentazione prevista per legge. 30.000 euro. Scusami. A fine sperimentazione quanti saranno? Fine di sperimentazione ancora non abbiamo deciso, ovviamente vogliamo vedere intanto come va, vedere come reagiscono i nostri operatori e poi decidere anche su quale target di operatori adottarlo. Quindi sarà sicuramente però uno strumento di reparto, quindi andrà in turnazione su più operatori. 30.000 euro per diciamo, i 6 taser che dicevate, comprensivo anche dell'addestramento, cioè il costo di 30.000 che cosa comprende? Solo l'acquisto dei taser o altro? Adesso è un'offerta commerciale un po' superiore ai 30.000 euro, riguarda sia 6 dispositivi sia la parte di addestramento di 30 operatori. Poi verranno formati anche dei nostri addestratori, saranno in grado poi a loro volta di formare il nostro personale. Sperimentazione quanto dura? Comincia in estate? 6 mesi. Quindi diciamo entro l'anno, quindi deciderete se andare avanti o no? Cioè, si può dire entro il 2000, alla fine 2024 si deciderà che cosa fare di questo servizio? Saremo in grado fine 24, fine 25 sicuramente di raccogliere gli esiti della sperimentazione e poi decidere poi come andare avanti su 25, 26 e vedere come dotare il corpo. Prima ha detto che, diciamo, come casistica avete visto che lo strumento serve soprattutto durante il giorno per alcuni tipi di interventi. Ci fa qualche esempio in cui questo Beh, abbiamo avuto delle aggressioni anche di persone armate, magari d'arma bianca, con reazioni violente, eccetera, nei confronti di terzi o dei nostri operatori. In quel momento forse avere uno strumento che ricordiamo ancora prima di essere uno strumento operativo, cioè di un uso offensivo, ha un effetto deterrente molto importante. Quindi abbiamo visto, sperimentando anche vedendo l'esperienza fatta dalle forze di polizia, che spesso basta estrarlo e far vedere la scheda elettrica e già fa interrompere un'aggressione. Quindi principalmente diciamo che sono queste le cose di cui ci orientiamo. Ma invece prima dicevate 60 saranno individuati, invece poi parlavate di 30, non ho capito, 60 agenti o 30 sono? No, gli agenti che andremo a formare saranno 60. Ah, ok. La base iniziale di addestramento ci viene, diciamo, venduta insieme al pacchetto per 30 operatori, ma verranno formati i nostri istruttori, quindi a loro volta poi formeranno gli altri 30 operatori mancanti. Ma sì, in questo caso c'è subito l'abbinamento taser bodycam. Assolutamente sì, è previsto un sistema univoco, l'estrazione del taser e parte la registrazione della bodycam e quindi tutta la scena viene registrata a tutela, insomma, della verità e degli operatori stessi. C'è un reparto in particolare operativo della polizia locale che sarà dotato di questi, cioè quale reparto In verrà? questo momento ci stiamo orientando sul reparto radiomobile e su un nucleo che si chiama tutela dei problemi del territorio, scusate, ma sono gli operatori diciamo un po' più esperti che più generalmente secondo noi potrebbero trovarsi a fronteggiare situazioni di questo tipo.